daremo subito avvio al progetto per l'edificazione della nuova scuola elementare, su cui vergognosamente, io lo dico alla stampa, su cui vergognosamente sono state date notizie strumentalizzate e strumentalizzanti che non corrispondono assolutamente alla verità. Io ho risposto già ai genitori e agli insegnanti dicendo che gli ambienti a cui abbiamo fatto ricorso, costretti dal pericolo dell'evento sismico, e io avevo il dovere di rispondere, qualcuno mi dica dove avrei dovuto portare i ragazzi e gli insegnanti se non sotto una tenda della Croce Rossa, come fu fatto con noi nel 48, altri edifici non ci sono, me lo dicano i sapienti della politica dove devono essere portati. Io ho portato i ragazzi in un ambiente idoneo, perché altrimenti, se questo non l'avrei fatto, poi tutti i paladini di una politica edilizia di scolastica diversa mi sarebbero saltati addosso, perché non avrei compiuto il mio dovere. Quindi faremo la scuola elementare nuova, ci adatteremo negli edifici che abbiamo, e avete visto che è stato scelto di andare nella Buonarroti per risparmiare 200.000 euro all'anno, e si capisce, all'anno. Per risparmiare 200.000 euro, e io ho il dovere di far risparmiare alla mia città. E questo è accaduto in una situazione di necessità. Dopo mi si dice dei banchi, delle tamponature, dei filtri. Certo, i filtri sono stati già controllati, le tamponature sono già stati ordinati, gli schermi, e i banchi sono a norma, perché per l'appunto chi fa queste cose dimentica che parla con un insegnante, e so bene qual è il critico, la criticità della posizione, che dà problemi posturali ai bambini. I banchi devono essere, non come quando ci andavo io che ci facevano stare così, devono essere a misura dei bambini, si capisce. I trasporti sono stati razionalizzati anche dal punto di vista economico, tutto ciò che era necessario fare nell'emergenza, dico nell'emergenza, non nell'esemplarità scolastica, perché qualcuno potrebbe dire diversamente, è stato fatto. Nell'emergenza è stato fatto, nel rispetto della città, dei bambini, degli insegnanti, con i quali ho sempre parlato, e tutte queste proteste raccogliticce, insincere e immotivate io non le ho avute. È una schiera poco numerosa di cristiani che, è vero, ogni volta che c'è da bociare, come dicono Arezzo, bociano,